Sto esultando per il Palermo che sto dando grandi risultati. Vabbè, se lo dici o tu. Meglio, quando abbiamo registrato la puntata dava da grandi risultati. Ora non lo so quello che succede. Ecco, è molto volubile questo Palermo. Cari amici della TV, fai da te Forza Palermo. Forza. Salve. Sì, perché dai, tu devi capire una cosa, l'unica cosa che mi è rimasta è il tifo del Palermo. Perché? Che ti è successo? Lo sai, ci sono lasciato. Con chi? Da poco. Con una, con chi? Con la tua... Solo, il lascio e mi video. Ah, sì. Ah. Ma quando è accaduto questo? Questa settimana. Questa settimana? E che è successo? Racconta, dai, racconta, puoi raccontare. Questa settimana... Non ci sente nessuno. Ci siamo lasciati questa settimana. Davvero? Dopo... Quanto tempo? Una settimana. Cioè, questa settimana ci siamo messi insieme e questa settimana sempre ci siamo lasciati. Dopo una vita, una settimana. Litigati, che è successo? Non andavamo d'accordo. Quindi ti sei messo con questa ragazza e dopo una settimana ti sei lasciato. Sì. Tutto questo all'insaputa della ragazza. Ma io l'ho detto, non volevo anticipare i tempi. Ecco, hai fatto tutto da te. Cioè, ma come si fa? Tu avresti bisogno, credimi, avresti bisogno di un angelo custode. Avresti bisogno di qualcuno che ti custodisca e regga e governi te. Amen. Allora, noi siamo anche catechisti, non possiamo fare queste cose che poi i bambini ci guardano. Sul serio dico che avresti bisogno di un angelo custode. Io una schiera di angeli custodi. Io pure ho una schiera di angeli custodi. Questo è quello che mi succede. Ma dico, io pure. Tu c'hai gli angeli custodi, io c'ho gli angeli della notte. Ah, ecco. A proposito, dimmi. Dobbiamo lanciare l'intervista del nostro vicepresidente. Allora, facciamo una cosa. Siccome ancora abbiamo iniziato, ma siamo allazzati. Benvenuti nel canale dello Scautino. Salve. Le nostre puntate giornaliere vanno in onda. Salve. Se volete seguirci anche su Antenna 1 potete vedere la puntata che lancia i servizi della settimana ogni giorno alle 20:30. C'è un piccolo problema. Quale? Viene a Sannutina. Sannutisci. No, vabbè, ok. Allora, stavo dicendo, quindi... il bello della diretta. Vedete la puntata dove presenta la settimana. Salve. E finalmente nel nostro canale vedrete le puntate nuove. Quindi una puntata verrà replicata per tutta la settimana in TV e qui ci saranno le puntate nuove. Ok. Nella puntata di Antenna 1 abbiamo lanciato il servizio sugli angeli della notte che abbiamo seguito per una settimana. Abbiamo lanciato nella puntata precedente l'intervista di... Maurizio Giannone. E invece adesso lanciamo quella di Giuseppe Rivigni. Giuseppe Rivigni che è vicepresidente dell'associazione, nonché socio fondatore dell'associazione. Quindi Giuseppe Rivigni che ci spiegherà un pochettino sia il meccanismo degli angeli della notte che la storia dell'associazione. A te carissimo Giuseppe Rivigni con l'intervista di Iene Giardelli e Giovi Giova. Vai! Ciao Giovanni, cari amici della TV Fai da Te, io mi chiamo Giuseppe Livigni e sono uno dei volontari degli Angeli della Notte. Com'è che è iniziata la mia esperienza? Questo me lo chiedono tutti e ve ne do risposta. E tutto è iniziato circa 5 anni fa, quando ero agli inizi che navigavo su Facebook, non ero tanto pratico, per cui piano piano facendomi aiutare ho notato che ci sono dei gruppi. Fra l'altro, ebbene ci è piaciuto un gruppo, c'era un gruppo di azione sociale a quale mi ero iscritto. Ebbene, facevamo diciamo tutt'altro che occuparci dei fratelli senza tetto. Un giorno una ragazza del gruppo ci propose di fare assistenza notturna ai senza tetto e organizzò un evento.
E a questo evento partecipai e quello che notai è che veramente c'è tanta povertà per strada, tanta povertà che io stesso non vedevo. Poi ci fu un altro evento ancora, al quale partecipai di buon grado, portai del tè, addirittura riuscii a reperire anche un materasso dismesso. Poi ce ne fu un terzo e poi improvvisamente non ce ne furono più. Cioè, fu per me uno scossone quello che era successo. E dentro di me cominciai a meditare. E quello che chiesi al Signore è quale fosse la mia missione a questo punto. Ebbene, la risposta mi è arrivata perché un giorno incontrai un ragazzo il quale, dopo tanti anni che non vedevo, gli proposi di organizzare una missione notturna di assistenza senza tetto. Ebbene, questa persona consentì. Essendo ormai pratichito di Facebook, ho semplicemente organizzato un evento serale, gliel'avevo accennato anche a lui, per cercare di far venire più persone possibili. Molti avevano messo mi piace, i like, sono interessato, però nessuno aveva scritto con certezza che sarebbe venuto. Ebbene, quella sera io e questo mio amico ci siamo guardati negli occhi, eravamo pieni di pentole, piatti, mestoli, pane, proprio imbacuccati alla grande, sembravamo dei monaci, quasi quasi dei monaci erranti che davano pasta ai poveri. Pensavo di essere solo insieme a lui, dissi ci prenderanno per pazzi stasera, invece no, il Signore mi ha mandato 10 angeli. Ebbene, quel piccolo gruppo è stato il gruppo originario degli Angeli della Notte. E da allora, da 5 anni a venire ora, ho visto che il gruppo è cresciuto, perché ci sono tante persone che ci credono, persone meravigliose, persone che si spendono. Ed è questa l'essenza degli animi, diciamo, nell'animo degli Angeli della Notte, la missionarietà. Noi siamo missionari laici, perché quello che facciamo ci crediamo. E quindi come dei missionari ci dedichiamo ai fratelli, mettendoci il cuore, l'anima e tutto l'impegno possibile. Questa è l'essenza degli Angeli della Notte, la dedizione. Ad oggi quanti soci conta la vostra associazione? La nostra associazione conta di 40 persone che si mettono a disposizione a turnazione, anche perché noi copriamo due volte la settimana il turno settimanale, perché insieme al coordinamento dell'associazione senza tetto noi abbiamo dichiarato che usciamo il lunedì e martedì sera. Tant'è vero che ci sono due missioni all'interno diciamo, della giornata, perché coprano sia il lato monte che il lato mare, in maniera tale da dare la massima copertura a tutta la città. Avete una sede fissa? Sì, ora sì, ed è un bene confiscato alla mafia, e questo è frutto di tante lotte e di tanti sacrifici da parte di tutti i fratelli che fanno parte di questa nostra comunità, che si trova in via Bevignati, nella zona Malaspina. Se qualcuno fosse interessato a fare il volontario e partecipare alla vostra associazione, quali caratteristiche dovrebbe avere e cosa dovrebbe fare? Allora, innanzitutto ci vuole tantissima buona volontà e tantissima dedizione, perché essere missionario non è cosa da tutti, pochi sono i missionari e molti sono gli aiutanti, come dico io, anche perché non tutti sono portati per la missione notturna, perché la missione notturna è un sacrificio, oltre che spirito di dedizione. Noi abbiamo a che fare con persone di tutte le tipologie e quasi tutte sono persone frustrate a causa della perdita del lavoro, sono diventati senza tetto, quindi sono dei disadattati. Ragion per cui noi dobbiamo cercare di approcciarci a loro usando anche la massima cautela. Loro sono per noi fratelli, tant'è vero li difendiamo e con loro cerchiamo di stare anche un ottimo dialogo. Infatti l'importante è l'ascolto. E se materialmente qualcuno volesse far parte dell'associazione, cosa dovrebbe fare? Molto semplice, non deve fare altro che contattarci tramite Facebook dichiarando la sua disponibilità. Dopodiché noi cercheremo di formarlo e far sì che diventi anche lui un buon angelo della notte. Quindi il contatto avviene tramite Facebook? Sì, sì. Avete una pagina, un gruppo? Sì, abbiamo una pagina Facebook dedicata, che è un gruppo Facebook. Come si chiama la pagina? Gli Angeli della Notte Onlus, Solidarietà e Donazione Sociale. Ok. Se qualcuno vuole sostenere la vostra causa, c'è qualche altro modo oltre che alla partecipazione materiale? Sì, noi ci affidiamo al buon cuore di tutte le persone che ci vogliono aiutare. Chiunque può fare una donazione libera, anche di un euro. Dopo questo momento di serie di serietà
è giunto il momento. Sbagliamo, c'era sento è di serietà, è giunto il momento in che cui a prendere un caffè. Dobbiamo rifocillarci. E quindi mandiamo un piccolo assaggino di pubblicità. 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 Che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande? No. Bovino della Gallura? No. Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Ma ti è piaciuto il latte, il cappuccino? Io dico col cornetto. Ora, capisco che noi ci siamo istituzionalizzati, ci stiamo, ma adesso ci stiamo istituzionalizzando. Ma non lo dire, che non lo sai dire. Istituzionalizzando. Però ecco, ci stiamo anche, come dire, conformando a quelle che sono le novità, la New York City, di qua e di là, ma a quest'ora... Se tu mi offri solo un caffè, un cappuccino e un cornetto, a me il buco nello stomaco mi rimane. Quindi ci vorrebbe qualcosa, diciamo, di più nostrano. Pane e panelle? Già ci potrebbe anche stare, però qualcosa di più tradizionale. Un'antica rimusso? No. Ma qualcosa di più... Parica mia, no. E che cosa vuoi? Una bella sicchicicchia. Su Antenna 1 e sul canale YouTube Lo Scautino, ci vedete qua tutti i giorni alle puntate nuove, ma su Antenna 1 abbiamo lanciato l'indovinello. Fatevi una scorpacciata di risposte non giuste. Potete anche potete anche scriverlo nei commenti. Va. Si dice curva dritta o curva diritta? Curva dritta. Allora, questa... Si dice curva dritta o diritta? Dritta. Si dice curva dritta. Curva dritta. Curva dritta. Quindi la curva è dritta. Sì. Ok. Signori, pubblicità. 2, 1. Nel weekend, Diana? Io? Mm? Niente di interessante. Non ci sono protettori qui. Né lanterne.
né criptoniani. Questo mondo cadrà, come tutti gli altri. Si sente la mancanza dei giorni in cui la massima preoccupazione erano i pinguini che esplodono. È una pazzia. Combattere il diavolo e il suo esercito nell'inferno. Non agite da soli. Dobbiamo farlo insieme. È forte vedervi tutti così pronti alla battaglia. Io non so niente di battaglie. Io do soltanto un colpetto e scappo via. Tranquillo, Alfred. Me ne occupo io. Ci conosciamo? Superman era un faro per il mondo. Salvava le persone e tirava fuori da ciascuno la parte migliore. Non lo riconosco, questo mondo. Non lo devi riconoscere. Solo salvarlo. In quanti siete? Non abbastanza. Pensate davvero che... Oh, wow, ma loro sono appena scomparsi. Eh? Oh. Che maleducati. Ha detto che saresti arrivato. Speriamo solo che non sia troppo tardi. Cari amici della TV Fai da Te, salve! È stato appena lasciato dalla ragazza e ha deciso di dargli un taglio alla vita amorosa. Quindi noi proseguiamo avanti e dato che lui ha intonato un canto, voglio farvi sentire ancora il proseguo dell'intervista che abbiamo fatto a Maria Nucatola e le sue... i suoi eventi legati proprio al mondo della musica. I miei eventi, Italia Nord Discography, mette tantissimi nomi importanti, famosi, noti della musica italiana. Ho iniziato con il grandissimo Giulio Rapetti, il maestro mogol alla prima edizione di Italian World Discography, e poi un susseguirsi di vari nomi come Enzo Campagnoli, Marco Vito, Dario Faini, tantissimi altri personaggi che dimentico i nomi perché sono stati veramente in tanti, per finire a dicembre scorso con il grandissimo direttore d'orchestra, il primo in assoluto in Italia, che è il maestro Beppe Vessicchio. Del resto, conduttrice televisiva. Sì. Come ti sei scoperta conduttrice televisiva? Non mi sono televisiva. Io amplio le voci dei ragazzi, cioè non solo le voci, ma io mi curo di loro sia l'aspetto, l'addizione, un pochettino il tutto. L'artista deve nascere, devo scoprire l'artista e farlo uscire fuori, al che in attesa di qualche casting importante dove li potrebbe vedere in TV, io dico facciamo un programma tutto nostro con i ragazzi di Italian World Discography. Da lì, meglio di me, chi conosce ogni singola voce, ogni singolo personaggio che porto, ed è nata la conduttrice, ecco. Questo programma dove va? È a Canale 8. Ok. Adesso siamo sui nastri di partenza per la nuova avventura. Sì. Cosa ti aspetti? Quali allora, sono i tuoi progetti? I miei progetti ne ho uno grosso, pari o più... Fa rumore, mi parla. I miei progetti adesso sono molto più determinati e molto più da persona matura valutati, con un progetto pari o più grande di Italian World Discography, che è già in corso ed è Step by Step, dove vedrà in finale il grandissimo ballerino Clady ed Enzo Campagnoli come presidente di commissione per la voce. È un progetto che comprende tutte le scuole di ballo del nostro territorio e i cantanti di tutta la Sicilia, in attesa anche della finale di Italian Now Discography. Insomma, non mi fermo mai. Basta ripetere.
perché hai problemi di udito? Ho un problema di udito, non ti sento bene. Allora. Salve! Che caspita! Allora! Fa male! Ti uccido, io non te la faccio finire questa puntata. Salve! Ma l'ho capito! Perché salta molte cose! Cioè abbiamo i microfoni, salta molte cose, io te lo sto dicendo. Ancora abbiamo. Allora, è arrivato il momento di salutarvi. Io perché deve fare così? Io dico io perché? È arrivato il momento di salutare la tizzata te lunga, ho giochi innucato la nuca, la tizzata. È arrivato il momento di salutarvi. Un frontino, un frontino. Volta che lo dico. Un frontino. No, una lucatola, una Angeli, no, Angeli della notte, Angeli custodi, vedi tipo un cervello di ricambio. 12, ne voglio 12. Sì, come la schiena, sì, come la schiena. Quindi è arrivato il momento di salutarvi, è finita la puntata che vedete qui su YouTube, ma noi torneremo domani, sempre alla stessa ora, alle 8:30, alle 20:30 sul canale Antenna 1. E poi qui sul canale YouTube per un'altra puntata. Della TV Fighter, posso andare avanti con questo che mi cammina così? No, quindi vi saluto. Ciao amici! Ciao! Io lo ammazzo. Io... Sleep till